Allora, capiamoci subito, sto registrando questo video il 1° gennaio 2015, avete capito bene, il primo dell'anno in piena zona sbornia, ok? In piena zona hangover o post hangover, forse il hangover è già il post del... non lo so, vabbè, se siamo capiti, che poi io non bevo quindi sono fortunato, però sono comunque rintronato come tutti voi, perché anche se non bevete fate quantomeno le 5, le 6, le 10, le 12 e mezzo di mattina, andate a letto di giorno, vi svegliate che notte, quindi dite: dove mi trovo? Sto in Alaska, che succede? Sto in Lapponia? Oddio mio, poi non so che fuso orario c'hanno con gli altri. Poi comunque sei rintronato. Io da rintronato mi alzo, oppure comunque sia mi sveglio un attimo e dico: facciamo un video su YouTube, fantastico. No, la verità è un'altra, è che dovevo fare un altro video, ovvero il video della LAN dei nostri team di CSGO che sono andati all'EPS, non all'ESL Pro Series, sarebbe... questo insomma per EPS, per chi non lo sa, di CSGO, che hanno stato un trionfo perché comunque su 4 posti, primo e quarto, fantastico. Quindi, e sto montando un video che mi sta richiedendo tantissimo tempo, non tanto nell'editing, sì anche quello, ma più che altro perché è una cosa un po' complicata, senza che vi spiego, ma prendi le demo, le scarichi, le guardi, i pezzi migliori, poi non tutti hanno registrato la demo, allora vai, insomma è il delirio. E quindi non ho fatto in tempo ancora a montarlo sotto le feste, però non volevo lasciarvi tutti questi giorni senza un videozzo. Quindi il primo dell'anno registro un video che voi vedrete il 2 gennaio, ma comunque è il primo video sul canale YouTube Exego Official del 2015. Fantastico! È un video speciale? No! È un video normalissimo. Tanto per salutarvi, per farvi gli auguri, fatemi sapere qua sotto intanto, cioè, che avete fatto, la cosa... Però cose bizzarre, non mi dite sono andato dal cenone, sono andato da qua, sono... Ditemi una cosa simpatica che avete fatto, che ne so, anche l'insegna di Battlefield, ecco. Poi ragazzi, ci stiamo avvicinando sempre di più a Battlefield Hardline. Uno dice, vabbè, mancano ancora 3 mesi, Kernan. No, non mancano 3 mesi, fermo. Cioè, voglio dire... Sono 2 mesi e 20 giorni, 2 mesi e mezzo in antichia, diciamo, perché dovrebbe uscire il 17 marzo in America, il 19 in Europa. Se non dico una cavolata, mo sicuramente arriva il pignolo e mi dice: Kernan, so cambiate le date. E vabbè, io tanto non le ricontrollo ogni minuto. Comunque siamo lì, no? Più o meno quella è la data. È vero, manca comunque ancora tanto tempo, però esce nel 2015 Hardline, no? E siamo nel 2015, quindi voglio dire, è già qualcosa. Ieri non stavamo nel 2015, quindi... siamo nell'anno giusto, vabbè, scherzi a parte. Comunque ho in mente un sacco di idee per quanto riguarda le serie. Diciamo che le idee sono sempre le stesse, perché alla fine c'erano delle serie che volevo portare su YouTube, di cui non vi parlerò, o forse avevo già parlato in passato, ma proprio video di parecchio tempo fa, che poi non sono riuscito a mettere in atto perché sono un po' complesse e mi manca sempre un pezzo. Però sappiate che qualcosa di nuovo faremo. Poi i giochi sono sempre quelli che trattiamo, prettamente Battlefield, poi COD, comunque sia un video ce lo dedico sempre a settimana su COD. E poi vabbè, qualche altri titoli. Ecco, vorrei fare DayZ, non so perché, ma mi è presa voglia di giocare a DayZ. Poi mi dite cosa ne pensate riguardo. Non farò grandissimi altri titoli, insomma, un po' più commerciali. Ecco, farò sicuramente qualche altro video su Far Cry, magari non cazzone come l'altra volta. Ho un'idea simpatica a riguardo, ma comunque se seguite il canale scoprirete che cacchio di video vogliamo fare. Ecco, TJ, non sono riuscito a farlo, mea culpa, ma ragazzi, adesso il prossimo video su Battlefield promesso sarà un TJ, nel bene e nel male. Poi Aper mi sta quasi abbandonando perché dice che sarà impegnato e tutto, quindi dobbiamo un attimo, insomma, riorganizzarci. Comunque raga, io vi ho fatto gli auguri. Seguite il video perché vi ho detto che mi sta richiedendo un sacco di tempo, che uscirà riguardo alla LAN di CSGO, che comunque sia, ragazzi, ha sancito
il primo posto, il primato italiano per quanto riguarda Counter-Strike, primato italiano, ripeto, della nostra multigaming. Niente, io vi saluto, ci becchiamo alla prossima, ciao!